Radio Radicale, siamo con Federica Dieni, deputata di Italia Viva, membro del Copasir, per parlare della polemica sui fondi russi ai partiti politici stranieri. Allora, ieri abbiamo appreso da fonti degli Stati Uniti, insomma, che la Russia, come si poteva immaginare, finanzia parecchi partiti politici nel mondo. Allora, ci sono state tante polemiche politiche, stamattina poi c'è stato un chiarimento, grazie al vostro presidente Urso, sul fatto che in Italia nessuno è finanziato. Allora, come ha trovato questa polemica dopo nel pieno dello scontro della campagna elettorale a 10 giorni dal voto? Sì, buongiorno. In realtà io appunto ho letto come voi dai giornali questa notizia. Venerdì abbiamo una seduta al comitato e quindi approfondiremo la questione. Ovviamente non riguarda una informazione dell'intelligence italiana, quindi non conoscendo bene l'argomento dal punto di vista tecnico lo approfondiremo venerdì. Per quanto riguarda la parte politica, è normale che alla notizia di eventuali finanziamenti a partiti o comunque a alcuni esponenti dei partiti, perché ancora è normale che si scateni qui in questo momento di campagna elettorale anche la polemica politica, è normale che sia questo e se qualcuno lo pensa evidentemente ci sono delle motivazioni, diciamo anche politiche di poca trasparenza in alcune circostanze che inducano a ritenere o a pensare anche in maniera forse sbagliata che qualcuno possa aver preso in maniera lecita o meno, non si sa, questo tipo di finanziamento. Quindi io al momento ci andrei comunque cauta perché scindere la parte diciamo più tecnica di approfondimento che faremo comunque al Copasir dalla parte politica che inevitabilmente mi sarei sorpresa del contrario, riempirà la pagina dei giornali nei prossimi giorni, quindi sicuramente maggiore trasparenza da parte di tutti aiuterebbe, quindi questo però ovviamente viene rimesso alla volontà, alla scelta politica dei singoli esponenti dei partiti, capi politici che devono quanto più possibile dare spiegazioni ai propri elettori, quindi tranquillizzarli anche da questa circostanza. Come trova il fatto che, allora, dunque, in questa campagna elettorale si è parlato tanto di influenze russe? Il ministro degli esteri Di Maio chiede per l'inizio della prossima legislatura una commissione d'inchiesta sulle influenze russe. Allora, ben sapendo che c'è stato questo tipo di polemica, insomma, come ha trovato l'atteggiamento degli Stati Uniti su questa vicenda nel momento in cui è avvenuto, in un momento di particolare debolezza della Russia? Sicuramente l'attenzione che noi abbiamo avuto durante questi 5 anni all'interno del Comitato è stata molto forte su questo tema dell'eventuale ingerenza da parte di stati stranieri su partiti politici o comunque politici italiani. Questo perché la nostra attenzione si ovviamente focalizza soprattutto sulla necessità di avere una classe politica libera da ogni tipo di condizionamento, quindi questo a tutela della sicurezza nazionale, in modo tale che le decisioni che vengono assunte siano quantomeno frutto della volontà libera di tutti e quindi non coartate in maniera più o meno implicita. Quindi sicuramente la nostra attenzione durante questo comitato è stata massima e auguro al prossimo comitato che a breve verrà istituito, ce ne sarà prima uno provvisorio. Successivo ovviamente all'emendamento approvato in Senato sulle aiuti bis che prevede questa istituzione del Copasir provvisorio prima Cioè, voi resterete in carica per alcuni giorni, fino alla prossima legislatura? coloro i quali saranno eletti, sì, quindi componenti del comitato eletti verranno comunque rimarranno in carica fino al nuovo governo. E quindi fino alla formazione del nuovo comitato. E quindi questo darà continuità ovviamente al lavoro posto in essere in questo periodo. Sicuramente il ruolo del Copasir sarà ancora più centrale e ci sono tutti gli strumenti per poter diciamo, approfondire questa tematica che non è che finisce il 25 di settembre, ma deve essere sempre tenuta sotto osservazione. I servizi fanno il proprio compito e noi ovviamente come comitato abbiamo sempre, diciamo, abbiamo sempre mantenuto dei rapporti di cooperazione e collaborazione con i servizi e quindi controlliamo ovviamente il loro operato e c'è stata sempre massima attenzione da parte di tutti gli organi preposti. Quindi siamo stati anche negli Stati Uniti, quindi noi abbiamo avuto degli scambi con i nostri omologhi americani, che sono tanti perché le agenzie sono molteplici negli Stati Uniti. E
quindi l'attenzione anche da parte loro è massima affinché la campagna elettorale del midterm si svolga diciamo, miglior modo possibile, tenuto conto delle circostanze attuali, con un contesto geopolitico molto, molto complicato e complesso, dovuto ovviamente a questa guerra, ma non solo. Quindi loro hanno grandissima attenzione a eventuali anche ingerenze cinesi. Quindi loro, diciamo che la loro preoccupazione, oltre che la Russia, è anche quella. Quindi Senta, lei si aspetta entro la fine della campagna elettorale altri, diciamo, colpi di scena tipo questo? E la parte forse più vulnerabile oggi è quella del possibile attacco informatico? sì, su quello anche c'è la massima Perché abbiamo visto che attenzione. in Svezia, per esempio, durante lo spoglio c'era stato un piccolo attacco. La cosa positiva, tra virgolette, nostra è che facciamo tutto in maniera classica, quindi con la carta e la penna, quindi non è informatizzata questa procedura. Quindi da questo punto di vista, proprio per l'integrità del voto, secondo me non ci sono rischi. Il rischio eventuale può essere il condizionamento pre-voto, quindi le false informazioni, questi attacchi informatici che ci sono stati anche nel nostro paese. La nostra agenzia sta monitorando e verifica quali sono le situazioni di criticità per intervenire in maniera preventiva. Ovviamente loro sono molto forti e questi gruppi hacker che ovviamente è difficile anche stabilire l'origine degli attacchi, però sono molto organizzati per fare danni, quindi sicuramente anche per mettere in cattiva luce alcune nostre istituzioni. Quindi l'attenzione è massima, sarà sempre più importante intervenire e investire in questi settori. Quindi già siamo sulla buona strada, ovviamente bisogna colmare un gap strutturale, quindi ci vuole un po' di tempo, però ecco, questo è un buon inizio. Gli Stati Uniti hanno fatto bene a lanciare questo allarme, oppure si poteva pensare di immaginare che la Russia facesse questo tipo di gioco, di finanziare? Ma non posso entrare nell'ottica di quello che sia meglio o meno peggio per gli Stati Uniti. Loro hanno comunque fatto il loro lavoro. Credo che indipendentemente dal momento in cui ci siano le elezioni in Italia, loro comunque se c'è un allarme credo che lo lancino. Poi ovviamente bisogna andarci un po' piano con i piedi di piombo perché noi non abbiamo i dati, quindi non posso dire né smentire né confermare alcun tipo di notizia perché non deriva dalle nostre intelligence, dai nostri apparati. Quindi mi riservo ovviamente di fare valutazioni quando avrò tutta la documentazione che mi sembra appunto avremo interlocuzione venerdì. Io non, ecco, non vorrei aumentare la preoccupazione perché al momento nulla è confermato e quindi Certo. soltanto indiscrezioni. Poi giustamente queste cose vanno comunque approfondite Nelle con la giuste, massima, sì, con la certo. massima tranquillità e con la massima attenzione anche per non svilire il nostro ruolo perché noi abbiamo sempre lavorato tenendo conto dei dati e quindi non abbiamo mai utilizzato il COPASIR come strumento per, diciamo, influenzare la campagna elettorale, quindi è giusto che noi lo facciamo in questa maniera molto rigorosa e aspetteremo gli approfondimenti. Poi venerdì avremo questa seduta del comitato, ovviamente poi faremo tutte le valutazioni, ma io al momento sarei comunque abbastanza tranquilla. Poi se i politici aiutassero, quindi per i politici intendo i capi politici, per fare maggiore trasparenza all'interno sarebbe comunque una cosa positiva. Bene, la ringrazio, grazie a Grazie. Federica Adieni di Italia Viva, membro del Copasir.